Eccoci qui, ciao a tutti, buongiorno, bentrovati e per il nostro sesto appuntamento della Bottega di Filosofia che in tarda primavera ci trova qui col professor Alessandro Ghisalberti che è docente di storia della filosofia medievale prima all'Università Cattolica di Milano, adesso all'Università di Bergamo che ha accettato il nostro invito per entrare dentro un autore che più di quelli trattati finora facciamo di solito nei nostri programmi, lo inseriamo a scuola, nella didattica quotidiana, che è Guglielmo da Occam. Il professore ci introdurrà dentro una interpretazione della concezione etica di Occam, che forse per chi non lo conosceva, non conosceva i suoi testi, nuova, nella misura in cui ci aiuterà a capire come sia forse improprio etichettare Occam e la sua etica come veramente volontaristica. A me questo affascina molto perché, come tutte le lezioni fatte quest'anno, ci stiamo davvero facendo un'idea molto più realistica e quindi più complessa di cosa è stata la filosofia medievale, che per molti è ridotta degli slogan o addirittura proprio non presa in considerazione. Non togliendoci tutta la complessità che gli autori che affrontiamo comportano, siamo davvero grati di poter conoscere cose altrimenti che rimarrebbero per noi appunto nascoste. Il tema di oggi è Occam, libertà e volontà, per cui tutte le questioni che sono già state affrontate con gli altri professori, con gli altri autori trattati, torneranno sicuramente a galla. E nella seconda fase della discussione sarebbe davvero bello poter vedere se tornano per noi dalle questioni emerse. Vi ricordo di scrivere tutto via mail all'indirizzo bottegadifilosofia@gmail.com in modo tale che poi dopo leggiamo per tutte le domande e le osservazioni che invierete. Avete ricevuto un handout che sarà utile per affrontare la lezione. Quindi ringrazio ancora il professor Ghisalberti e gli lascio subito la parola. Buon lavoro.